È stato il responsabile del settore cultura della nostra redazione a ritirare il prestigioso premio Il Giogo a Montagnano che l'associazione ha voluto destinare alla nostra emittente ed in particolare alla direttore Greta Settimelli per aver seguito nei suoi 30 anni di storia la rassegna di teatro popolare che si svolge nel comune della Valdichiana. La manifestazione è nata con lo spirito di far rivivere e riproporre al pubblico situazioni, personaggi ed espressioni dilettanti tipiche del mondo agricolo che lo sviluppo della società industriale ha purtroppo progressivamente attenuato. Decollò attorno al 1990 quando la compagnia del teatro di Montagnano diretta da Lucio Fanetti diede vita al premio di teatro popolare Il Giogo. Il successo ne ha fatto una manifestazione ben consolidata alla quale partecipano oggi gruppi teatrali amatoriali provenienti da ogni parte d'Italia, seguiti nelle loro performance dai principali media della nostra penisola. Unitamente al premio teatrale, negli ultimi anni sono stati inseriti nel programma della manifestazione il premio letterario Caterbo Mattioli e il premio riservato ad un personaggio del mondo televisivo e della cultura particolarmente impegnatosi a valorizzare la cultura del territorio. Tra i premiati lo scrittore Gregor Von Rezzori, Vincenzo Mollica, Pupi Avati, Marco Agghe, Marco Lillo, Alessio Boni. Adesso anche la nostra emittente.